Testato sul campo il nuovo Armisan 410, gioiellino puro, si è comportato molto bene sulle fucilate, non dà segni di inceppamento, cioè, può capitare qualche volta, ma questa è una questione che si deve ben oliare, quindi poi risulta essere molto funzionale. Il peso è molto bilanciato, molto leggero e fino a oggi l'unico semiautomatico realmente adattato al calibro, perché il Remington è molto pesante e Byron è una meccanica un po' particolare con il caricatore sotto. Invece qua è un sistema proprio recupero gas con serbatoio che le cartucce si inseriscono perfettamente in paletta, e carrellino molto molto ben fatto, molto ben studiato proprio, e dedicato balistica, come avete visto nei video, si è comportato
se sono ricordato bene, questi 17 grammi mescola, esce proprio per sparare al piattello, e vi dico che dopo che l'ho testata, sul semiautomatico Armesan si comporta veramente bene. Quindi che dire, ragazzi, abbiamo un fucile di nazionalità turca molto funzionante, perché rispetto al resto della concorrenza, come ripeto, funziona, e il prezzo è veramente irrisorio, ragazzi, un prezzo accessibile per tutti. Non vi dico quanto costa perché sarebbe troppo bello. Vi informate nella mia armeria, se avete dubbi o avete voglia di acquistarlo mi contattate, e quindi vi dirò tutti i requisiti per acquistare questa bellissima arma. Un'altra cosa, ragazzi, sicuramente dopo che l'ho testato me ne farò uno io per andare a caccia, perché ho visto veramente che può fare delle belle cose a caccia. Quindi, ragazzi, un'altra cosa, se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, Armeria di Girolamo Channel TV su YouTube, e seguitemi nella pagina Instagram Armeria di Girolamo Channel TV, su Facebook. Mi raccomando, ragazzi, seguitemi sempre, che quest'anno ce ne saranno tante, tante, tante delle belle, ne faremo veramente tante, e faremo dei video di caccia molto entusiasmanti, sempre con i piccoli calibri. E mamma mia come cavolo! Ciao a tutti dal vostro Cristian Di Girolamo. Ciao ragazzi!